11 marzo 2011, disastro nucleare di Fukushima. Sono le 14:46 minuti quando una scossa di magnitudo 9.1 con epicentro in mare a 500 km da Tokyo, a 90 km dalla centrale atomica di Daiichi, fa scattare i sistemi di sicurezza. Come previsto dai protocolli, si interrompe l'attività nucleare e i generatori d'emergenza cominciano a raffreddare i 6 reattori. Ma il terremoto, generando il sollevamento di una parte del fondale marino, sposta enormi masse d'acqua, creando uno tsunami con onde alte fino a 14 metri che penetrano a 10 km nell'entroterra. La centrale si trova ad appena 4 metri sul livello del mare ed è protetta da dighe frangiflutti alte poco più di 5 metri, adatte a fronteggiare un tifone, non uno tsunami. 40 minuti dopo la scossa, il maremoto si abbatte sulla costa sommergendo l'intera struttura. Come negli incidenti nucleari a Three Mile Island, Stati Uniti, 1979, e a Chernobyl, Ucraina, 1986, la causa scatenante è naturale, ma le responsabilità umane sono determinanti. I sistemi di sicurezza si rivelano insufficienti. Eroico il comportamento dei singoli. Anche a Fukushima tecnici, pompieri mettono a rischio la propria vita, accettando d'esporsi a una contaminazione migliaia di volte oltre la soglia normale. E infatti poi si contano le vittime, per ora 624. I lavori per rimuovere il materiale radioattivo e mettere in sicurezza il sito non sono ancora finiti. Secondo il governo giapponese, smantellare la centrale costerà almeno 70 miliardi di euro.